Allora, sto per leggere alcune pagine di un testo di Parente che in qualche modo riguardano questo tema. C'erano domeniche che Andrea passava da solo a Villa Borghese e allo zoo, che adesso veniva chiamato Bioparco. Ogni tanto andava lì, alla ricerca di un certo tipo di malinconia. Non tanto la malinconia ispirata dagli animali in gabbia, quanto la malinconia degli umani, condannati a restarne fuori. Adorava le architetture primo novecentesche, soprattutto gli edifici non restaurati in stile egizio o barocco, filtrato dal neoclassico, e trovava sublime il finto ghiaccio di cemento dove fino al 1985 c'erano gli orsi polari. Il kitsch gli piaceva perché mortuario. Si metteva a fumare sulla panchina e guardava quel palco vuoto. Chissà quanti erano nati e morti su queste pietre scrostate. Questa scenografia a uso e consumo della cupidigia dei visitatori, avidi di esotismo inscatolato. Perché mentre noi vedevamo un orso polare ballonzolare in un paesaggio di simili ghiacciaio, mai, neppure per un secondo, l'orso polare si sarà reso conto che il calcestruzzo rovente su cui viveva era fatto a morfologia di iceberg. Ad Andrea ciò sembrava grottesco e sublime. Veniva allo zoo ad intristirsi o stordirsi, ma non provava la solita pulsione di libertà negata. Non gli riusciva. Si aspettava di girarsi e trovare le fessure vedenti dello sguardo terrenoviano, intente a fissarlo da dentro una gabbia sommersa di brandelli di animali smembrati, divorati, seduti come un Buddha bestiale, mai sazi. Il bestiario, piuttosto, proseguiva con mamme che spingevano passeggini, mani che stringevano mani, coppie felici, risate festive, vecchietti solitari, gite scolastiche, volti desolati, talvolta neppure un cane. Viottoli deserti, guardiani con la divisa blu, allegria infinita, tristezza infinita, con il sole, con la pioggia, dipendeva dai giorni. Andrea conosceva tutte le sfumature della non esistenza. Provava sollievo a scomparire nelle emozioni altrui. Sarebbe stato ore dove non aveva nulla da perdere né da guadagnare, a parte le 15.000 del prezzo del biglietto. Avrebbe risparmiato facendo l'abbonamento, ma si ostinava a non forzare le tappe di un'estinzione programmata, la sua. Il suo trucco era banale. Poiché si sentiva in gabbia sempre, si proiettava nelle gabbie per sentirsi più libero. Si rilassava, passando mentalmente attraverso le sbarre. Lasciava nello zaino Walkman e libri, e cellulari. Lo confortava il pensiero che per i due gorilla, Bongo e Romina, quella gabbia fosse tutto il loro spazio, tutto il loro mondo, tutta la loro gioia e tutta la loro tristezza. Come il mito della caverna di Platone di cui aveva sentito parlare. Non avevano altre chance, Bongo e Romina, nati nello zoo. Non le avevano mai avute. Non potevano ricavarne né gioia né dolore, né altri mondi possibili, migliori o peggiori, da desiderare in alternativa. Erano gli umani, liberati dalla religione, pur arrabattandosi nel tentativo di averne una, che non vedendo più niente nel cielo, si consolavano vedendo nella libertà un feticcio. Come il tizio vestito da turista idiota col cappellino blu che non faceva che ripetere «Poverini, mi manca la parola!» E per farsene cosa? Era a noi, casomai, che mancava il silenzio. Queste merde di visitatori pagavano il biglietto per venire a vedere gli animali ingabbiati e sospirare sulla libertà soppressa degli stessi animali ingabbiati. Gironzolavano, persuasi di potersene andare dove volevano, e poi passavano la vita in un ufficio, dietro una scrivania, in un appartamento, o a tirarsi giù nello sciacquone in giro per il mondo. Era la stessa cosa. Avrebbero vissuto felici di essere nati, sarebbero morti felici di essere vissuti. Andrea incrociava il suo sguardo nello sguardo di Romina, la sua noia nella sua, cercando di trasmetterle questa informazione. Che fuori,
non si perdeva nulla e che uscendo avrebbe avuto tutto da perdere. Voglio leggere solo l'ultima pagina di un testo, in realtà è proprio una citazione, di un testo che vi invito a leggere, di Daniel Quinn. È un testo in cui il gorilla è il maestro. Questa brevissima citazione dice, sì, no, non c'è bisogno, tanto una cosa. Questo gorilla che è il maestro, e si chiama Ishmael, quando quest'uomo alla ricerca di una guida, alla ricerca di un maestro, scopre che il suo maestro è un gorilla e si accorge che accanto a lui c'è un manifesto con scritto: con la scomparsa dell'uomo, il gorilla avrà qualche speranza? E poi dopo, alla fine invece di questo viaggio di consapevolezza e di studio della civiltà occidentale, ecco, quando portai il poster di Ishmael dal corniciaio, scoprì che c'erano due messaggi, uno per l'altro. Lo feci incorniciare in modo che si vedessero tutti e due. Uno era il messaggio che Ishmael mostrava sulla parete della sua tana: con la scomparsa dell'uomo, il gorilla avrà qualche speranza. E il messaggio sull'altro lato diceva: con la scomparsa del gorilla, l'uomo avrà qualche speranza.